Tempesta a Bergamo, per Cassi e Giuntoli ai ferri corti. Atalanta-Juventus, scontro totale sul mercato e colpo di scena su Coop Miners e Nico Gonzalez. Prima di avviare il video, desidero farti notare l'importanza di fare clic sul pulsante iscriviti e di lasciare un mi piace. L'Atalanta si è trovata nel cuore di un tornado di mercato tra affari in bilico e tensioni sotterranee. Mentre i riflettori erano puntati sul campo per il match contro il Lecce, Luca Percassi, amministratore delegato dei Nerazzurri, ha fatto chiarezza sui movimenti in corso, svelando retroscena che potrebbero cambiare le sorti del calciomercato estivo. Con parole decise, Percassi ha dichiarato: «Come ripete sempre mio padre, siamo l'Atalanta e dobbiamo essere ben consapevoli dei nostri obiettivi. Eravamo pronti a qualche turbolenza, ma alcune situazioni ci hanno sorpreso. Tuttavia, siamo sereni perché la proprietà ci ha dato piena disponibilità e coglieremo le opportunità che si presenteranno». Parole che non lasciano spazio a dubbi. L'Atalanta è determinata a non cedere facilmente i suoi gioielli. I riferimenti di Percassi non sono casuali e riguardano direttamente Teun Coop Miners e Ademola Lookman, rispettivamente nel mirino della Juventus e del Paris Saint-Germain. «Siamo tranquilli», ha continuato Percassi l'idea per la prima volta nella nostra storia, «era di non cedere nessuno. Come club abbiamo sempre rispettato i nostri impegni e ora non vediamo l'ora che il mercato chiuda. È stato un periodo complicato, segnato anche dall'infortunio di Scamacca, ma siamo determinati. I nostri giocatori rimarranno, a meno che non si rispettino le nostre condizioni». Non sono mancate le frecciate sulle dinamiche di mercato. Spesso i ragazzi vengono influenzati e spinti a fare scelte inappropriate. Il calciomercato andrebbe regolamentato, non può restare aperto mentre si gioca. «Abbiamo cercato di cambiare qualcosa in questa sessione, ma la Lega Araba ha complicato tutto». Parole dure, che fanno trasparire l'insofferenza per un sistema che sembra ormai fuori controllo. Anche Gasperini ha gettato ulteriore benzina sul fuoco. Nessuno si sarebbe aspettato queste situazioni di Lookman e Coop Miners. «Ma ora, dopo l'infortunio di Scamacca, siamo pronti a entrare nella trattativa per Nico Gonzalez, anche per ripicca». Parole che confermano come l'Atalanta sia decisa a non cedere terreno e anzi a giocare le sue carte fino in fondo. La Fiorentina ha aperto le porte alla cessione dell'argentino, con Juventus e Atalanta pronte a sfidarsi a suon di milioni. Le offerte attuali, attorno ai 30 milioni di euro, non soddisfano le richieste viola, che puntano a 40 milioni. Nico Gonzalez, dal canto suo, preferirebbe la Juventus, ma non esclude un approdo a Bergamo, uno scenario che potrebbe ribaltare gli equilibri del mercato. Se l'argentino finisse a Torino, l'Atalanta potrebbe riuscire a trattenere Coop Miners, nonostante la sua volontà di vestire la maglia bianconera sia già chiara, tanto che oggi ha presentato un altro certificato medico. Ma in un mercato che sembra sempre più influenzato da dinamiche sotterranee e manovre oscure, ci si chiede: i giocatori dovrebbero avere la libertà di stringere accordi privati con le società? Oppure dovrebbero essere solo i club a dettare le regole del gioco? Il mercato va chiuso prima di inizio campionato per non stravolgere gli equilibri, o è giusto che si continui come si sta facendo? E voi, da che parte state? Scrivetecelo nei commenti.